Con la conferenza stampa di oggi noi rilanciamo l'appello di Marco Pannella, che da quasi 3 mesi in sciopero della fame, per chiedere che il Parlamento finalmente si occupi di uno dei drammi più gravi di questo paese, che è il dramma delle carceri italiane. Quasi 70.000 detenuti per una capienza di 44.000 posti. Ciascuno comprende quale sia la gravità di questa situazione. Ma la cosa che ci fa felici in questo momento è che quasi 400 tra deputati e senatori hanno accolto l'appello di Pannella, sottoscrivendo l'appello che chiede appunto al Parlamento che, partendo dall'amnistia, si inizi a discutere della questione. Noi chiediamo a tutte le istituzioni piemontesi, cominciando dal sindaco di Torino Piero Fassino, dal presidente della provincia Saite e degli altri presidenti della provincia, dal presidente della regione Roberto Cota, di sottoscrivere questo appello, sapendo bene che abbiamo idee diverse su tanti aspetti, ma questo è un argomento da affrontare. E chiediamo all'informazione, a cominciare dalla Rai TV, che si aprano degli spazi nazionali di dibattito sulla proposta dei radicali dell'amnistia, sui dati, sulla conoscenza della questione delle carceri italiane. Noi siamo inondati dai telegiornali nazionali di allarmi. Ci sono stati gli allarmi degli albanesi, se ricordate, gli allarmi recenti dei romeni, gli allarmi della criminalità degli immigrati, gli sbarchi, allarmi continui che ci inondano. Un allarme esiste, è quello delle carceri italiane, ed è un allarme che colpisce nelle vite, nelle persone, quei 70.000 detenuti e allo stesso modo le migliaia di agenti di polizia penitenziaria che lavorano praticamente reclusi dentro quelle strutture.